Ben trovati a questo nuovo appuntamento, a questo nuovo speciale di sport. Oggi parliamo di una disciplina molto particolare, che magari non se ne parla spesso, ma noi vogliamo dare spazio a tutte quante le discipline sportive. Parliamo di rodeo, parliamo di cavalli, lo facciamo nel Winnie Dry Ranch con i nostri ospiti che sono qui in studio, con tanto di cappello, che vede proprio il logo della vostra società, importante, quella di Winnie Dry Ranch, Diego Tiselli, Samantha Vitanza e Marco Allerini. Buonasera. 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 Allora, partiamo da una notizia molto importante, quella che è arrivata nelle scorse settimane, perché il Winnie Dry Ranch è stato premiato alla cerimonia dei campioni. Siete andati a Roma, allo Stadio Olimpico, per questo evento molto importante, con tante discipline presenti, però sono molto curioso, voglio sapere com'è andata, Diego. Molto bene, è stata una bella manifestazione lì allo Stadio Olimpico, con tantissimi partecipanti da tutta Italia, di tutte le discipline, di vari sport. E come equitazione c'era salto ostacoli, monta western e in particolare quest'anno c'era il tee roping, che è la disciplina che facciamo noi da tanti anni al Winnie Dry Ranch. Io personalmente sono stato premiato come campione italiano di tee roping, Eder. E poi ci sono stati altri partecipanti del nostro campionato di quest'anno che abbiamo fatto, e anche una bambina di 11 anni di Palombara Sabina, che fa parte dell'altro centro che organizza insieme a noi questo campionato allargato. Diciamo che abbiamo preso vari posti di tutta Italia. Sì, personalmente ho partecipato alla conferenza stampa al comune riguardante il campionato interregionale, e Samantha mi ricordava prima che iniziassimo questa trasmissione che la speaker ufficiale, quindi com'è partecipare a questi eventi in questa veste davvero particolare? Beh, allora, tutto è nato nel 2016, quando abbiamo iniziato con il campionato inizialmente regionale. Quindi Diego mi chiamò e mi disse: senti, ti va di fare la speaker, ci manca la speaker. Io ancora non avevo il mio cavallo, quindi dico va bene, ok, facciamolo. L'abbiamo fatto, quindi ho iniziato piano piano e quest'anno ho suggellato con questo campionato interregionale la qualifica di speaker ufficiale. È stata una bella esperienza perché c'erano tanti cavalieri, tante ragazze, tanti ragazzi logicamente, ma è bello vedere la quota femminile che era molto importante in questo campionato, e è stato veramente veramente emozionante. Abbiamo avuto anche l'onore di avere il sindaco con noi alla tappa di iniziale, sì. È venuto insieme all'assessore, insieme alla Presidente al del Consiglio, Matteo Comelli, e alla Presidente del Consiglio regionale comunale Emanuela Mari. Quindi è stata una bella cosa avere anche le istituzioni al nostro fianco, è stato molto molto bello. Tanti partecipanti da tante regioni d'Italia, quindi sì, dalla Puglia, Marche, Umbria. Com'è relazionarsi con questi cavalieri che arrivano da tante parti d'Italia? Insomma, passaggio dal regionale all'interregionale, certo, è un salto non bello nuovo. Perché vedi anche livello di altri posti, di altri centri in giro per l'Italia. E Marco Allerini, facciamo intervenire, com'è stato vedere questi eventi, questa realtà che sta crescendo sempre di più? E poi chiedo anche le varie specialità, insomma, cerchiamo anche di spiegare quello che poi viene fatto realmente nel corso delle certamente gare. Allora, innanzitutto fatemi dire che per me è un onore, perché essere qua a parlare di una disciplina come il tee roping, che è una disciplina magari poco conosciuta, no? Qui in Italia, è molto importante, e quindi questo dimostra che c'è una crescita in atto e un avvicinamento costante da parte delle persone appassionate anche di equitazione alla sfera del tee roping. Poi, detto questo, volevo dire che io ho partecipato, grazie a Diego, a più manifestazioni sia a livello regionale che interregionale, e quindi abbiamo avuto modo di crescere insieme in questo sport che parlo al plurale perché mi sento insomma parte della famiglia, no? E quindi lo stiamo vedendo crescere sempre di più e affacciarci con altre realtà che vanno al di là della nostra piccola regione è un momento di crescita anche per noi, che è importante. Invece con le gare come sta andando? Le gare stanno andando molto bene, stanno andando, il livello tecnico proprio di questa disciplina è aumentato tanto, e vorremmo che aumentasse di più, perché comunque sia è molto, il tee roping è una disciplina molto faticosa. Non richiede grandi preparazioni atletiche da parte del cowboy,
che praticamente lo fa, però comunque ci vogliono determinati requisiti ben precisi. Uno è sicuramente l'amore per i cavalli. Sì, questo è imprescindibile. E poi la grande passione per il roppe e il lavoro con il bestiame, perché questo porta grandi sacrifici. E tutto va fatto un passo alla volta, questo sport va fatto, ci si accosta piano piano prima di arrivare a effettuarlo, sì, completamente, insomma, a potersi definire un roper, un team roper. Ecco, un po' di tempo ci vuole, insomma, si inizia per gradi e mano a mano si arriva, insomma. Anche perché è uno sport poi a coppia. Sì, esatto. Si fa Come si svolge la giornata di un cavaliere, di un cowboy, come ha detto per l'appunto Marco? Lancio la domanda, poi insomma rispondeva. Allora, io che diciamo lo faccio, di professione, posso dire, la mattina quando sono le 6:30, 7, si va in scuderia, la prima cosa che si fa è subito accudire i cavalli, bestiame, tutti gli animali che ci sono, pulire la scuderia, governare i cavalli, dare da mangiare, che ci hanno... tutte cose, anche lì c'è tutta una procedura, mangiano 3 volte al giorno, c'è tutto. E poi c'è la preparazione di movimento cavalli giornaliero, si tirano fuori i cavalli, si lavorano, quelli sono atleti, devono lavorare tutti i giorni. E poi, come adesso vedi, nell'inverno che ci sono le gare ferme, c'è la preparazione dei cavalli nuovi, puledri, addestramento, la doma, che vengono per i cavalli in futuro che andranno nei campionati. Sì, insomma, si fa anche la ricerca dei cavalli, certo, che poi possono diventare quelli. Anche perché quella è la cosa più importante. Certo. Il cavallo è. E Samantha, so che è proprietario di un cavallo, quindi voglio chiedere, insomma, come sta andando questa avventura, quanto amore ci metti per te. Allora, vabbè, lui è il mio patatone. Cioè, io lo adoro e lo si chiama patatone? Patatone. Sì, però patatone è per gli amici. Patatone per gli amici. Io ho avuto l'onore, perché posso parlare soltanto di onore, di averlo in addestramento, di lasciarlo in addestramento a Diego, perché l'ho presi che doveva essere formato a livello proprio di lavoro, quindi di galoppo, trotto e tutto quello che concerne proprio l'addestramento in sé. L'ho preso che era molto grezzo, non manteneva le andature, insomma, non era da lavorare. E quindi ho detto, mi sono interfacciata con Diego, che mi ha detto sì, ok, te lo metto in addestramento io. E adesso è diventato un cavallo fantastico, un cuore enorme, mi dà tante soddisfazioni, ci stiamo togliendo tante soddisfazioni insieme, e non è detto che da qui a qualche anno non possa diventare un cavallo da roping anche lui. Devi trovare una speaker prima, però. Sì. O solo ti metti la cuffia con l'auricolare e fai la speaker. No, c'è un problema poi. Adesso purtroppo io non posso fare le gare perché devo fare una speaker. Quindi questo è un problema. C'è questo dubbio. Non so, se magari Marco vorrebbe proporsi come speaker. Sì, è possibile. Visto che sono quello un po' più grande, magari scendo da cavallo. No, pure Marco c'ha una cavalla nuova che verrà. Sì, parliamo di questa cavalla nuova. Anch'io ho una puledrina a 2 anni, si chiama Pioggia. È una quarter pura, a 2 anni, quasi 3 anni, li fa a gennaio, e diciamo che sta iniziando adesso il suo percorso, che sicuramente la vedrà arrivare nel team roaming, perché insomma la finalità per noi è quella. Avevo un cavallo un po' più grande, che era uno specialista, e Tiro Roming mi ha portato a raggiungere dei traguardi insieme a Diego molto soddisfacenti, e quindi mi auguro che la nuova arrivata faccia lo stesso, insomma. Una curiosità che mi viene in mente riguardo l'avvicinamento dei bambini, dei ragazzi a questo mondo, come avviene, se all'inizio mai ci sono delle difficoltà, poi piano piano ovviamente ci si abitua. Chi ha passione, anche da piccoli, non ci sono difficoltà, perché basta avvicinarsi al mondo del maneggio, entri in un maneggio e ti avvicini con i pony, inizi con i pony con l'istruttore, e poi mano a mano, dalle cose semplici, dalla pulizia di un pony, spazzolarlo, queste cose qui, poi si monta sopra con le lezioni, gli istruttori, sempre centri. Sì, sì. Diciamo in regola, tra virgolette, che istruttori preparati, e poi da lì chi vuole, è solo una passione che coltiva nel tempo, che tanto per andare in passeggiata, fare i trekking, e poi invece c'è quello che c'ha la cosa da competizione, quando cresce, come abbiamo fatto noi, e cominci, diciamo, nel
nelle competizioni, è una cosa un po' più dura perché c'è il lavoro dietro. E avete anche dei sogni, che so che avete fatto l'interregionale quest'anno, che avete fatto l'interregionale assieme alla società di Valombara, però... Sogni è riuscire, come dicevo prima, a portare un campionato italiano europeo, anche un campionato europeo in futuro qui a Civitavecchia magari, presso il Winnie. E sogni andare a competere in America come è successo anni fa, che io ho avuto la fortuna di vincere il campionato europeo anni fa e andare a World Series, sono stato l'unico italiano, il primo italiano della storia a riuscire andare lì, che ci sono i montepremi di qualche... Lo vedi anche ricordando in conferenza stampa. Lì è il massimo, il top dell'equitazione. E la cosa nostra è riuscire a formare un campionato grande, a livello grosso, che tiri fuori i team più forti di ogni anno, che hanno la possibilità di riandare in America o in Brasile nei campionati grossi in giro per il mondo a competere con i professionisti, quelli veri. Samantha, quindi come te la cavi con l'inglese e col francese? Perché qui l'idea va da quelle parti, perché spiega a livello internazionale, devi sapere le lingue, ma poi arrivarci in programma. Quello ci dovremo attrezzare quando diventeremo internazionali, probabilmente lì dovrò fare un corso fatto bene. Adesso comunque non è che un po' me la cavo, già, per certo, carità, certo, insomma, sì. Non è che però giustamente dovremo sempre l'impegno ancora più importante, quello di gareggiare contro atleti che arrivano da altre nazioni, quindi sarebbe una grande soddisfazione già potersi confrontare, sì, più che altro. Poi lasciatemi dire che comunque il tee roping personalmente per me è bello, perché un po' quando entri nello spirito delle gare diciamo che io poi alla fine non è che competo contro un individuo o qualcun altro, io competo contro me stesso, perché è una disciplina che richiede un impegno su se stessi, un impegno costante su se stessi, ecco. Il continuo allenamento, anche dalla sagoma a terra, noi chiamiamola dummy, anche quando non si monta a cavallo, per esempio nei periodi invernali, è importantissimo non perdere l'allenamento da terra, per farsi trovare pronti quando si risale a cavallo e si può nuovamente gareggiare. E via. Una cosa fondamentale è mettere in rapporto con il cavallo. Quello non è come quello quando uno si a scuola, che a giugno finisce l'anno scolastico, no, e ci vediamo a settembre. No, assolutamente no. Assolutamente no. Con il tee roping si deve instaurare un rapporto con il cavallo che è fondamentale. Perché ecco, per poter arrivare ad ottenere dei anche minimi risultati bisogna che il cavallo si affidi totalmente al cavaliere. Poi comunque Diego può dare delle specifiche migliori di quelle che do io, comunque è così, il rapporto è fondamentale. No, è così come sta di Marco. Assolutamente, quindi credo che ho detto praticamente tutto quanto, insomma, di questo mondo del team roping, della Winnie Trenenci, vediamo questa realtà che insomma c'è da diversi anni, quanti anni? Sono 12 anni. 12 anni ormai, quindi inizia a essere un pezzo importante del movimento locale. Ma qualche anno. Ok, quindi ringrazio Diego Tiselli per la collaborazione, ringrazio Samantha Vitanza e Marco Allegrini che ci hanno aiutato mille a farci conoscere meglio questo mondo, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con gli speciali di sport.